Benvenuti su Mix & Tone, io sono Daniele. Oggi andiamo a parlare di basso e chitarra. Allora, con Alessio abbiamo deciso di realizzare una serie di video dove facciamo un reamp di un brano, in questo caso basso e chitarra, utilizzando però un solo plugin, cioè una sola suite, una sola marca, una sola ditta di plugin. Perciò io in questo caso userò Amplitube DK Multimedia. Alessio nel prossimo video, non so se userà Neural DSP o STL, insomma quello che poi deciderà lui, che insomma li prenderà ispirazione, e andremo a fare un reamp di basso e chitarra per cercare di capire non quale magari quello che suona meglio o quello che suona peggio, perché non ci interessa quello, perché comunque alla fine c'è anche il gusto personale, una cosa può piacere, una cosa può piacere di meno, ma quello non è importante, per vedere un po' cosa si riesce a tirare fuori con un plugin in questo caso, e vedere che suoni escono e fare un po' un rapporto, insomma un po' di divertimento tra me e Alessio, giocare un po' con questi suoni e vedere cosa esce fuori. Non è una gara tra i vari plugin, assolutamente no, è semplicemente un po' un divertimento per vedere quale plugin anche è più facile ottenere un suono, anche graficamente, sai, hanno comunque grafiche diverse, magari quella ispira di più, ispira di meno, e vedere quello che esce fuori. Facciamo questa prova, ci divertiamo un po'. Adesso ci spostiamo sulla 2 e vi faccio vedere questa prova che ho fatto. Ok, perfetto. Allora, eccoci sull'una. Andiamo a creare subito il nostro suono di basso. Accendiamo il nostro plugin. Eccolo qua. Il nostro Amplitube. E ci andiamo a creare un suono di basso. Allora, il pezzo è insomma, abbastanza, è molto metal, perciò cercheremo un suono abbastanza aggressivo. Ok, guarda, Glenn Kruger e questo New York non mi dispiacciono per niente. Proviamo il mondo Ampeg. No, ok, questo qui mi piace. Andiamo a vedere i microfoni, no, andiamo a cambiare, vado a mettere qualcosa più adatto al basso, il 57 lo sostituisco con l'R20, mentre il condensatore Neumann lo vado a sostituire con il 441, vediamo un attimino. Proviamo a cercare anche una cassa, vediamo un attimino una cassa diversa, proviamo una, questa è una 1x12, proviamo una 4x10, vediamo come ci suona. Thank you.
mi piacciono queste tre in realtà, questa Ampeg 3 Elliott e questa dovrebbe essere un Eden. Un po', rifaccio un attimo l'ascolto, tolgo un po' di distanza, non la voglio ascoltare. Un po' indeciso, proviamo con all'interno nel groove di batteria e vediamo un attimino come ci suona. Penso che andrò su questa 3 Elliott, mi piace, è abbastanza aperta. Muoviamo un po' il posizionamento dei microfoni e vediamo se troviamo qualcosa di meglio. Ok, perfetto. Sì, mi piace. Allora, qui abbiamo un pezzo comunque molto metal, perciò abbiamo bisogno di un pochettino più di anche un po' di drive che funziona tantissimo. Vado a crearmi un altro canale, praticamente. Faccio vedere la possibilità tramite il plugin di creare un segnale parallelo. Perciò questo è il nostro segnale, questo arancione, la DI passa dentro al nostro amplificatore, alla nostra cassa microfoni e va fuori. Poi qui si crea un altro canale che è la DI, perciò il segnale pulito che va direttamente in out. Eccolo qua. Perciò io in questa DI, in questa parte qua, vado ad aggiungere una distorsione e mi vado a prendere questo qua che mi piace tantissimo. Eccolo qua, il Wampler, il pinnacolo, e mando lo uso soltanto come saturazione. Allora andiamo ad ascoltarlo. Allora, eccolo qui. Perfetto. Lo sentiamo e vediamo un attimino. Allora, usciamo da questo, andiamo sulla parte. Andiamo a mettere in solo soltanto la DI e ascoltiamo soltanto la parte drive. Ok, proviamo a miscelarlo insieme al suono pulito che abbiamo. Riattivo, tolgo il solo. Facciamo un blend tra il suono pulito che abbiamo creato e la distorsione. Ok, sentiamo all'interno del pezzo quanto abbiamo bisogno di drive. Ok,
Ok, così non mi dispiace, mi piace. Poi vediamo un secondo momento se andare ad aggiungere un po' di drive oppure a toglierlo. Insomma, un riepilogo, abbiamo la nostra DI. Non ho informazioni di come è stata registrata questa DI. Non so se è stato usato una DI particolare, magari un Avalon o qualcosa del genere, oppure direttamente in un preamp. Però insomma, questo abbiamo e questo andiamo a lavorare su quello che abbiamo. Perciò il segnale, eccolo qui, la DI passa dentro al nostro amplificatore, abbiamo scelto un Gallien-Krueger, dove ho cambiato una cassa, ho messo una Trace Elliot e poi ho cambiato i microfoni, un R20 e un 441 Sennheiser. E ho mosso un po' i microfoni per trovare un po' il suono. Poi ho creato un parallelo di se la stessa DI, eccola qua, dove ho aggiunto questo pedale, che è un Vamp, è un distorsore, insomma un overdrive. E ho fatto un po' di saturazione, ho miscelato i due suoni. Li riascoltiamo. Diciamo che il suono non è male, li sentiamo all'interno della batteria. Ok, per adesso mi piace, funziona. Spostiamoci sulle chitarre. Allora, eccola qui. Attiviamo sempre il nostro Amplitube. Ok, vi faccio ascoltare la DI. È comunque, insomma, un suono di chitarra molto, molto drop, molto scordata come chitarra. Ve lo faccio ascoltare. Ok, perciò un bel suono metal. Andiamo a cercare qualcosa. Andiamo direttamente su High Gain. Ci sono tantissimi amplificatori. Andiamo direttamente sull'High Gain. Credo che sia il mondo giusto. Ok, proviamo. Vediamo un attimino. Andiamo su qualcosa di più aggressivo. Proviamo un attimino. Forse torniamo un po' indietro, forse lei non era male. Ok, rimaniamo così, proviamo. Intanto cambiamo, allora vado subito a cambiare il microfono, vado a mettere il Royer 121, abbinamento 57-121 è il mio preferito, perciò vado subito di base così. Tolgo un po' di room, casomai andiamo ad aggiungere dopo, un po' di stanza. Manca a cambiare cassa, vediamo se troviamo qualcosa che mi convince un pochettino di più, oppure ci può dare qualcosa in più. Andiamo sempre su 4x12.
Questa non mi dispiace, vediamo un attimo. Proviamo a mettere un overdrive davanti per dare ancora un pochettino più di botta e proviamo ad aprire un po' il suono. Allora, andiamo a vedere il classico Super Screamer e il Fulton che mi piacciono molto. Allora, partiamo col suono base, livello al massimo e gain, un pizzichino di gain e vediamo che succede col Super Screamer. Ok, fa il suo, andiamo di Fulton, andiamo uguale. Ok, diciamo che Tube Screamer sembra funzionare bene. Copiamo il nostro suono anche sull'altro canale e ascoltiamole all'interno del pezzo, le due chitarre. Intanto sentiamole insieme in solo e vediamo cosa esce. Ok, non è male. Proviamo a metterlo all'interno del brano. Allora, splittando un po' tra il Fulton e il Tube Screamer cambia poco, però il Tube Screamer sembra aprire un pochettino di più, però prendo un po' di acidino sopra che non mi fa impazzire. Allora, proviamo a vedere se muovendo un po' l'EQ, proviamo a rimanere sul Fulton e proviamo a creare un'altra, mettendo un equalizzatore e proviamo a vedere se riusciamo a ridare un po' quel fresco, però in modo diverso. Allora, cerchiamolo un po', prendiamo qualcosa di molto classico, lo mettiamo dopo tutta la parte, perciò mettiamo, sono overdrive, l'amplificatore e la cassa, dopo la cassa vado ad aggiungere l'equalizzatore, vediamo un attimino. Non sembra male così. Copiamo il preset sull'altro canale. Andiamo le due chitarre left e right. Ottimo, ottimo, funziona. Il plug Amplitube è veramente molto molto bello. Poi anche la cosa che mi piace è molto intuitivo, è semplice e comunque ti dà anche l'idea, insomma, di lavorare con gli amplificatori, sai, c'hai il pedale, metti davanti l'overdrive, vai comunque a saturare, ti muovi e comunque il risultato mi piace, insomma, mi sembra comunque stare lì a lavorare con gli ampli e con i pedali. È veramente facile raggiungere un suono di chitarra o di basso, le possibilità sono
veramente tante, veramente tante, tante. Se uno si mette lì con, ha in testa un po' quello che vuole costruire, secondo me ci arriva in modo facile. Complimenti a IK Multimedia perché è veramente un ottimo plugin. E niente, come sempre, spero che il video vi sia piaciuto e comunque ci vediamo alla prossima. Ciao!